Ich habe in Neapel in diesen Tagen empfunden, als wenn ich nach Hause gekommen wäre. So schön ist das hier. Ma io tenevo alla combinazione bellezza scoperta e musica, cioè non è solo musica, io sono musicista, dovrei fare solo, occuparmi solo di musica, e invece in questo caso come napoletano tenevo molto parimenti alla scoperta di certi come Su Corpo Vanvitelliano, per dire, insomma, abbiamo fatto dei giri bellissimi a Napoli, tutto è nato con delle passeggiate stancantissime in tanti posti dove abbiamo cercato appunto luoghi dove fare musica. La prima edizione del festival Spina Corona Passeggiate Musicali Napoletane, dal 21 al 24 settembre per la direzione artistica di Michele Campanella, ha portato 24 concerti in luoghi insoliti ma significativi della storia di Napoli, dal Museo Diocesano a Su Corpo Vanvitelliano dell'Annunziata, a San Giovanni a Carbonara, San Severo al Pendino, San Giovanni a Mare, al Pio Monte della Misericordia e la Santissima Trinità dei Pellegrini, il tutto con il supporto organizzativo della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago. E stamattina il sindaco di Napoli ha voluto conferire un riconoscimento al direttore artistico e ad uno degli 81 musicisti che si sono esibiti durante il festival. La città di Napoli al maestro Karl Leister, in segno di infinita ammirazione per la sua immensa arte conosciuta e apprezzata in tutto il mondo e di profonda gratitudine per la sua preziosa partecipazione al Festival Spina Corona, Passeggiate Musicali Napoletane, e al maestro Michele Campanella, con infinita ammirazione per la sua immensa arte di grande musicista e di napoletano di spirito, di famiglia, di scuola, che ha tenuto alta l'immagine culturale di Napoli nel mondo intero, e con profonda gratitudine per la sua instancabile attività di protagonista del progetto Restituzioni che ha generato il Festival Spina Corona Passeggiate Musicali Napoletane, Napoli, 25 settembre 2017, il sindaco. Luigi De Pazzi. Un ringraziamento particolare va al maestro Campanella perché ci ha messo tanto cuore, tanta energia, ed è stato un grandissimo successo per la nostra città. Una città che vive una grandissima effervescenza culturale e che vuole alzare sempre di più l'asticella della qualità. In questo fine settimana ci siamo riusciti e ci avete regalato anche ieri col concerto del maestro Leister e con l'ensemble che lo ha accompagnato momenti di grandissime e profonde emozioni, tra l'altro in una ieri a San Giovanni a Carbonara, che io considero una delle chiese più belle della nostra città, ma per la verità il percorso di Spina Corona ha attraversato il cuore artistico, monumentale e culturale della nostra città. In questi anni così difficili, senza soldi o con pochissimi soldi, la nostra arma di riscatto è stata la cultura.